Buongiorno, anche se è un buongiorno del cazzo, sono incazzata nera. Una mia amica questa mattina mi manda una foto, uno screenshot dove ci sono io presente in quella chat di merda di Telegram, dove ci sono più di 40.000 persone, dove c'è di tutto, donne, uomini, malati di mente, ex che vogliono rovinare la vita alle ragazze, eccetera, eccetera. Io sono un personaggio pubblico, quindi la mia foto era una che ho pubblicato io molto easy, dove ero alle Maldive con il mio abito, eccetera, eccetera. Ma cosa fanno questi pezzi di merda? Prendono la tua immagine e poi con dei video porno o dei video un po' osè, dove non c'è la faccia, e dicono che sei tu. Ora, io non posso pubblicare queste persone perché mi denuncerebbero e probabilmente vincerebbero, perché ovviamente l'Italia funziona così. Però vorrei fermare tutta questa cosa, soprattutto da un punto di vista dei minori e delle ragazzine. In questa chat rovinano costantemente la vita a queste ragazze, ed essendo in così tanti, vanno poi a ricattarle e dire: se tu mi paghi, io fermo tutto. Se tu non mi paghi, io lo divulgo, quindi lo rendo ancora più pubblico e quindi ti rovino la reputazione. Io non ho parole, c'è questa gente veramente. Io non lo so. Forse i manicomi dovrebbero aprire a questo punto, non lo so, perché sono malati di mente, dai, non possono essere normali. Ma poi donne, cioè, ho lo squallore addosso, vi giuro, ma non perché ha toccato me, perché a me me ne frega meno di zero, cioè io sono a posto con me stessa, non è che ho problemi. Ma l'idea di questi che fanno questo stupro di gruppo, che si mettono a guardare poi questi minorenni, perché in realtà la maggior parte sono minorenni. Ma non vi fate schifo? Fatevi schifo, perché dovete farvi schifo. Una roba del genere è inconcepibile nel 2020. Cioè, vergognatevi, ma vergognatevi veramente. Ma è giusto che vi prendano uno a uno e vi sbattano dentro, perché siete dei pervertiti, dei malati di mente, degli schifosi. Addirittura mi è stato detto che ci sono dei padri che hanno messo dentro le figlie. Ma che merda! Ma come fate a fare una roba del genere? Ma quando vi guardate allo specchio la mattina, ma cosa pensate? Guarda che merda che sono! Per forza, perché una roba del genere è veramente inaudita. Sono dei reati grossi e vanno puniti. Io cerco, adesso vorrei sollecitare le Iene di riguardarsi tutte le mie stories e di fare qualcosa. So che siamo tutti bloccati, però so che voi siete una potenza, so che voi avete comunque... potete fare delle cose che ovviamente io singolarmente non posso fare, dove non posso arrivare. Cercherò comunque di muovermi il più possibile per quello che posso fare, però comunque non sarà mai paragonabile a quello che potreste fare voi. E vi chiedo aiuto veramente, perché non è possibile, non possono rimetterci queste povere ragazze e non è giusto. E me la prendo tanto perché veramente io mi metto nei panni di queste ragazze, mi metto nei panni comunque come se fossi una loro sorella, una loro amica, no? Deve essere tremendo, proprio. Non... Sì, che io la faccio facile su di me perché comunque non so esattamente cosa loro abbiano messo, eccetera, eccetera. Però io sono una, così sapete che io sono molto leggera di per sé, però magari anche su di me chissà che cazzo hanno messo, sti deficienti. Informarvi che ho chiamato la polizia postale, ma oggi è sabato ed è chiusa, però la prima cosa che farò poi lunedì è chiamarli e denunciare. Se anche voi dovete denunciare, denunciate pure voi, che è importante, così fermiamo questi stupidi malati. E
proprio su queste cose ci sto male, voi non potete capire. Io sono una che proprio somatizza un sacco. Comunque, vabbè, facciamo una roba. Respiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Ok. Ora sono le 14:49 alle 16:30. Vi ricordate che c'è la diretta, vero?